Signore e signori, benvenuti in questa nuova ricetta con Super G, che sono sempre io. Buongiorno a tutti e benvenuti appunto in questa nuova ricetta. Oggi preparo una torta molto speciale per me, perché è la torta per il compleanno di mio papà. Quindi voglio fare una torta un po' particolare, un po' più complessa rispetto al solito, e appunto voglio andare a creare una cream tart. E qui abbiamo gli ingredienti necessari per l'impasto, quindi per la base, diciamo, di biscotto, chiamiamola così. E quindi ci servirà zucchero, ovviamente, farina 00, farina di mandorle, che le andremo a creare dalle mandorle, quelle sbucciate, diciamo, o quelle in lamelle, quelle che preferite. Ci servirà poi un pizzico di sale, burro e le uova. Ora ne ho qui 6, ma in realtà dobbiamo un attimo capire perché vanno a peso. Quindi vediamo effettivamente quante ce ne serviranno. Quindi iniziamo subito creando la farina di mandorle. Tra 3, 2, 1, via! Ci serviranno in totale 75 grammi di mandorle, quindi andiamo ad aggiungere all'interno del boccale. Perfetto! 12 secondi, velocità 8. Ed ecco qui la nostra farina di mandorle, veramente semplice da fare senza doverla acquistare. Voilà! Adesso è arrivato il momento dello zucchero. Esatto, dopo aver creato la nostra farina andiamo con lo zucchero nel boccale. Come al solito noi siamo un po' indietro. Esatto, ne mettiamo una cinquantina di grammi anziché 70. Comunque ecco, come al solito trovate tutti gli ingredienti corretti in descrizione con tutti i nostri link. Quindi esatto. Se volete supportare il canale trovate tutti i link in descrizione. Qui sotto. Quindi posizioniamo il misurino e polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Via! Adesso è arrivato il momento della farina 00. Noi utilizziamo solitamente la Bell Bake. Abbiamo riunito sul fondo con la spatola tutto lo zucchero a velo che abbiamo creato. E adesso andiamo con i 215 grammi di farina. 25 grammi di farina di mandorle, quindi quella che abbiamo preparato. Ne andiamo a mettere 25 grammi. 100 grammi di burro a pezzi. Arrivato il momento del burro. Esatto, i nostri 100 grammi a pezzi. E via. Perfetto. Chiudiamo ora quindi il nostro boccale e avviamo il bimby per 20 secondi, velocità 5. Ecco il risultato del burro con tutto il resto. E con le farine, esatto. Il zucchero. E ora dobbiamo andare a mettere 55 grammi di uova. Quindi cosa faccio? Io vado a mettere il mio boccale. Senza misurino, vado a prendere una tazza, un bicchiere, quello che volete, e peso le uova all'interno, così andiamo a metterle. Perché è strano, solitamente c'è scritto un uovo, un tuorlo, due tuorli, esatto. E quello che è, a sto giro invece va di grammi. Okay. Abbiamo fatto la tara, quindi andiamo di uno, vediamo quanto è. 45, quindi sarà uno e un pochettino, tanto poi ci serve comunque per il secondo impasto, e quindi tranquillamente, anche se ci avanza, non succede nulla. Ok, andiamo quindi ad aggiungere 55 grammi di uova, le ho sbattute così almeno si mescolano per bene. 35, 37, perfetto, 55. Un pizzichino di sale. Quello che ovviamente vi rimane lo tenete via che dopo... Sì, tenetelo che dopo serve per il secondo impasto. Il nostro mitico macinino che trovate in descrizione. Esatto. Cliccando su tutti i nostri link. E quindi chiudiamo nuovamente il nostro boccale con il misurino e avviamo per 20 secondi, velocità 5 nuovamente. E questo è il risultato. Esatto, sembra molto una pasta frolla, tipo però con la farina di mandorle e la farina 00. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente compattare in un panetto e metterlo nella pellicola trasparente. Per poi metterlo in frigo o no? Esatto, in frigorifero per un'ora. Nel frattempo poi possiamo proseguire con il secondo impasto, che praticamente è uguale a questo ma con dosi più alte. Con dosi differenti. Poi li andremo ad unire, però appunto il bimby ci fa fare questa distinzione, ecco. Quindi andiamo direttamente al secondo impasto. Esatto. Passiamo quindi ora, intanto che appunto il nostro primo impasto sta riposando in frigorifero per almeno un'ora, al secondo impasto, che anche quello dovrà riposare un'ora, quindi cerchiamo di farlo il più veloce possibile. Partiamo con lo zucchero, anziché 140 ne mettiamo un centinaio. Sì. Comunque ci saranno anche le creme che poi andranno a decorare questa torta, che saranno belle... dolciose. Dolci, quindi non andiamo a esagerare con lo zucchero. Posizioniamo il misurino e facciamo il nostro zucchero a velo. 10 secondi, velocità 10. Ecco il nostro zucchero a velo, guardate che spettacolo. E con questa polverina magica di zucchero a velo
dobbiamo andare a riunirlo tutto sul fondo con la spatola. Adesso andiamo ovviamente di farina, 00. 430 grammi. Siamo arrivati a 400. Perfetto. 30. 50 grammi di farina di mandorle, quindi dovrebbe essere tutta perché che ne ho preparata prima, appunto, esatto, 75, prima. 25 prima e 50 ora. Perfetto. Andiamo con 200 grammi di burro a pezzi. Quindi, piano piano lo facciamo scendere, vediamo a quanto siamo. Dunque in totale dobbiamo arrivare a 200 grammi. 200 grammi piombi piombi. Perfetto. Ora si va di misurino. Esatto, abbiamo messo tutto il nostro burro, misurino, 20 secondi, velocità 5. Quindi dopo qualche secondo, una decina di secondi, 20 secondi, ecco qui il composto che è molto appunto sabbioso, ma ora dobbiamo andare ad aggiungere 115 grammi di uova. O 155? Quindi, 115. Ah. Quindi come prima andiamo ad appoggiare il nostro boccale senza misurino, esatto. Quanti erano questi? Erano, allora, prima ne abbiamo messi 55. Esatto. Ed erano 55, erano no. meno di due uova. Erano di più. Come erano di più? Allora, sicuramente tutto questo ci servirà, così vediamo dopo questo quanto ce ne serve ancora. Beh, facciamo sì, così. Quelle lì saranno, erano 40, 40, 80, quello lì magari sarà un trentino. Neanche, secondo me saranno 20 grammi. Sì, sì, 25, se è una roba del genere. Ok, quindi facciamo così, facciamo la tara e ne aggiungiamo ancora un paio e vediamo a quanto siamo. Mm-hmm. Quindi in totale dobbiamo arrivare a 115 grammi di esatto. uova. Andiamo ad aggiungere i nostri 115 grammi di uova. Uova. Le ho anche un po' sbattute così sì, sono già mescolate bene quando le vado ad aggiungere. Ma sì, direi che ci siamo. Vabbè, sono 120. Qualche grammino in più, però secondo me ci siamo. Va bene, va bene. Ok. Avanti, un pizzichino di sale, quindi 115 grammi con delle uova abbastanza piccoline, quindi non quelle grandi grandi, sono due uova sì, e mezza. Sì, un uovo è circa 45 grammi. Esatto, quindi sale. Ok, e posizioniamo il misurino. Un uovo di queste dimensioni è circa 45 grammi. Esatto. Misurino 20 secondi, velocità 5. Eccolo qua, anche questo impasto diciamo è stato completato e adesso come il precedente lo andiamo a mettere su un piano da lavoro, c'è un po' di uovo qui, magari lo faccio andare ancora qualche secondo, mm-hmm. ma forse no dai, no no va bene, lo metto su un piano da lavoro, lo compatto e lo mettiamo in una pellicola trasparente, frigorifero un'ora, quindi mettiamo un'ora totale perché questo qua ci abbiamo messo neanche 5 minuti a farlo, dopo un'ora che ha riposato anche questo li possiamo riprendere entrambi. Vediamo, vediamo come esce. Quindi, piano piano lo togliamo. Appunto quando poi andrà a solidificare il burro, come per la crostata. Sì, esatto, come per la pasta frolla. Appunto prima, quando la togliete, che avete appena creato l'impasto, è un po' più morbida. Poi ovviamente togliendola dal frigorifero si va a compattare perché il burro raffredda. Comunque per vostra informazione, poi vabbè, come sempre tutti gli ingredienti appunto sono in descrizione, abbiamo usato un totale di 4 uova piccoline, perché appunto ne avevo messe sul tavolo 6 perché non sapevo effettivamente quante ce ne servissero, però ne abbiamo utilizzate 4 in totale per i due impasti. Quindi lui adesso verrà compattato. Compattiamo semplicemente così. Pellicola, frigo un'ora e ci rivediamo fra un'ora. Esatto, ciao. Tra un'ora. Allora, dopo un'oretta esatto. siamo di nuovo qua. È passata l'ora, nel frattempo io ho preparato i numeri che mi serviranno, appunto il 6 e l'1. C'è il topapeno che fa 16 anni. Non è il 16, ma è il 61. Quindi ho tagliato i numeri, ho lavato e asciugato il bimbi, ho acceso il forno ventilato a 180 gradi. Adesso andiamo a riprendere i nostri due impasti e li dobbiamo semplicemente impastare insieme. Li vediamo dal frigo. Esatto. Che cosa... Allora, facciamo che ci organizziamo qui. Prendiamo questo e andiamo a impastare ovviamente sul piano di lavoro. Di qua. Eccoli qua, i nostri due impasti. Andiamo a impastarli insieme e semplicemente dobbiamo andare a dividerli in due o quattro parti uguali. Nel mio caso saranno quattro perché avrò bisogno di due 6 e due 1. Appunto da fare strato crema, strato crema. Quindi due 6 e due 1. Quindi impastiamoli insieme come prima cosa. Apriamoli per bene. Esatto, apriamo i nostri due impasti e li uniamo.
Semplicemente, non so come. Semplicemente. Facciamo così. Così lì uniamo per bene, impastiamo un po'. Quindi adesso è da dividere in quattro parti uguali. Esatto, che è la parte sempre più difficile. Proviamo così, quindi così sarebbe metà. E così poi. Vediamo. Così. Metà. Perfetto. E l'abbiamo diviso. Ora dobbiamo ogni parte stenderla tra due fogli di carta forno a circa mezzo centimetro. Andare a ricreare poi il nostro numero con i numeretti che vi ho fatto vedere di là. Ok, come vedete ho messo l'impasto tra due fogli di carta forno. Vedete? E ora vado semplicemente a stendere il mio composto. E le altre palle sono lì. Esatto. Sono state messe in panchina. Esattamente. E intanto noi stendiamo questo. Cerchiamo di dargli una forma abbastanza rotonda, che così ci stanno le cose che vogliamo fare, i numeri che vogliamo fare. Voilà. Stendiamo per bene. Mezzo centimetro. Quindi direi che più o meno così ci siamo, non dobbiamo farlo neanche troppo sottile. E qui andiamo a farci il nostro numeretto. Ecco qui è un momento, uno di quei momenti catartici, come lo diciamo noi. Esatto, che andiamo a ritagliare tutto il nostro numero. L'eccesso, diciamo. Esatto. Quindi piano piano, con un coltellino piccolino, andiamo a ritagliare per bene tutto, tutto l'eccesso. Veramente molto catartico questo momento, raga. Eh sì. Mettete like solamente per questo momento. Facciamo la stessa cosa ovviamente anche per fare l'uno. Quindi esatto. Il 6 è qua, guardate che bello. Questo 6 è molto, molto ciccio. È qua. Adesso facciamo la stessa cosa con l'1 e poi facciamo di nuovo un altro 6 e un altro 1. Esatto. Quindi 2, 6, 2, 1. Esatto, ripetiamo l'operazione per due volte. Quindi adesso stendiamo per bene. E poi ci mettiamo sopra l'1 e ci andiamo dietro come abbiamo fatto per il 6. Vediamo se siamo a mezzo centimetro. Qui la carta forno è un po' tirata. È un po' tirata, vediamo di non fare danni. Siamo così. Voilà. Sì, era un po' tirata. Perfetto. Voilà. Stendiamo bene, vediamo di non farla rompere. E direi che ci siamo come misura, siamo come l'altro. Sì, 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 sì. Mettiamoci sopra l'1, applichiamolo sopra. Vediamo e vediamo se è corretto. Direi che va bene, dai. Facciamo al contrario, magari. No, scherzavo. Al contrario no, perché non ci sta qui dentro. Quindi per forza così. Ma sì, ma va bene. Lo dobbiamo un attimo modellare, come abbiamo fatto prima. Togliamo un pezzettino da qui, lo rimettiamo semplicemente di là. Ecco qui il nostro 1. Esatto. E ovviamente un pochettino più semplice del 6 perché sono tutte forme, diciamo, squadrate. Quindi andiamo dritti. Andiamo dritti. E lì si toglie tutto in modo... E qua tagliamo così. Diciamo abbastanza semplice. Voilà. Tagliamo così. E via. Quindi okay. Il nostro 61 è pronto, il primo 61 è pronto. Esatto, e intanto lo inforniamo per 15-20 minuti con forno ventilato a 180 gradi e nel frattempo prepariamo gli altri due numeri. Ciao ciao! Eccoli qua, quindi praticamente facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Esatto, con l'altra, il resto dell'impasto, quello che ci avanzerà, mi raccomando non si butta, faremo dei biscottini semplici. Esatto, quindi ci rivediamo fra 3 secondi, ciao! Ciao! Allora, abbiamo quindi sfornato i nostri numeri. State molto attenti alla cottura in forno perché ovviamente dipende dalla tipologia di forno che avete, il ventilato può essere un po' vi può un po' fregare. Infatti io ho rifatto il 6, quindi vedete un 6 qui e un altro 6 qui perché questo appunto si era un po' abbronzato troppo. Ovviamente non lo butteremo, lo utilizzeremo noi per colazione, ma non lo utilizzeremo per la torta perché appunto voglio fare una cosa fatta bene. Però attenzione alla cottura in forno perché a 180 gradi ventilato si rischia appunto che si abbronzi un po' tanto, quindi state molto molto attenti. Ora invece proseguiamo con la crema, che è quella che ci servirà appunto per farcire, per comporre tutta la nostra torta. Ci serviranno latte condensato, mascarpone e panna. Allora, io questa di panna ne ho 250, il Bimby ci dice di utilizzarne 300,
ma andiamo a ridurre un attimo la panna, utilizziamo tutto il mascarpone e il latte condensato, semplicemente togliamo un pochettino di panna che non cambia nulla, ma preferisco evitare di aprirne una e lasciarla poi lì senza avere una preparazione da fare, piuttosto che appunto toglierne qualcosina che appunto non va a cambiare poi chissà quanto. Quindi iniziamo a montare la nostra panna. Abbiamo quindi inserito all'interno del boccale già la nostra farfalla, quindi la mettiamo e aggiungiamo la panna fresca. Quindi versiamo tutta la nostra panna, voilà, facciamo scendere tutto e la andiamo a montare. Quindi posizioniamo il misurino e ruotiamo la manopola a velocità 3. Quindi dopo 1 minuto e 15 circa la nostra panna è montata. Guardate, comunque controllate voi. Esatto, dovete controllare in base alla tipologia di panna che prendete, quanto è fresca, quanto è calda. Purtroppo non c'è un tempo prestabilito. Dovete guardare un attimo voi e sentire soprattutto quando la panna è montata. Intorno al minuto iniziate a controllare, esatto. Forse anche prima. Dai 45 secondi in poi. Potete iniziare a controllarla. Quindi noi adesso andiamo a togliere la nostra farfalla. Vedete com'è bella montata la panna? Quindi andiamo a togliere ovviamente questi residui di panna che ci servono. Quindi tolta la farfalla andiamo semplicemente a toglierla e la teniamo un attimo da parte. E la togliamo tutta. Riposizioniamo la nostra farfalla. E andiamo a mettere i 200 g di latte condensato. Quindi apriamo il nostro latte condensato. Ok, e ne mettiamo 200 grammi. Insieme al latte condensato andiamo ad aggiungere i 500 grammi di mascarpone. E adesso andiamo con l'altra confezione per gli altri 250. Posizioniamo quindi il nostro misurino e avviamo per 1 minuto e mezzo, quindi 1 minuto e 30 secondi, a velocità 4. Quindi ci vediamo tra 1 minuto e mezzo. Ed eccoci qui con il nostro composto montato. Andiamo quindi a togliere la farfalla. Togliamo anche il boccale così la posso un po' pulire. E praticamente quella lì servirà poi... per fare tutta la decorazione della torta. Bisognerà mixarla con la nostra panna montata. Quindi una volta tolta la farfalla andiamo a mettere la crema. Esatto, mettere la nostra crema di mascarpone e latte condensato in una ciotola. E poi con questa marisa aggiungeremo piano piano la panna e amalgameremo senza però smontare il composto, quindi dall'alto verso il basso. Certo, perché ovviamente la nostra panna montata non si deve smontare. Altrimenti non abbiamo più la sufficità. Se no non è più montata, ma è una panna smontata. Esatto. Ok. Raga, mettete like se siete arrivati fino adesso a vedere questo video. E avete ascoltato la mia splendida battuta. La panna smontata. Andiamo ora ad aggiungere piano piano la nostra panna montata. E praticamente giriamo il composto... mi metto così ce la faccio meglio, dall'alto verso il basso, cioè la incorporiamo ma senza andare a smontare tutto quanto. Quindi giriamo bene piano piano e andiamo ad aggiungerne sempre di più fino a incorporarla tutta. Allora, abbiamo posizionato i numeri ovviamente all'interno del vassoio, ho messo poca crema proprio sotto in alcuni punti per cercare di tenerli fermi, non ho la punta liscia quindi utilizzerò questa punta a stella e andiamo ora a riempire la nostra sac à poche con la crema e incrociamo le dita e via, facciamo tutti i nostri ciuffetti. Tutti intorno alla torta, o meglio, ai numeri. Veramente professionista. Adesso siamo in un momento super catartico. Ok, appoggiamo quindi il numero sopra. Come vedete sotto ci sono i ciuffettini. E sopra andiamo a mettere la parte di sopra. Perfetto. Praticamente. Quindi carichiamo di nuovo la nostra sac à poche. E rifacciamo tutti i ciuffetti per poi andare a decorarla con fruttini e poi vediamo insieme. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, guardate che bella, 61. Pronta per fare la sua figura con le candeline.
eccola qui, trick e track. Abbiamo fatto anche dei mini macaron. Esatto, dei mini biscottini. Seguiteci su tutti i nostri social, YouTube, Instagram, ovunque, Telegram, TikTok. E grazie ancora per averci seguito fino alla fine. Esatto. Trovate tutto in descrizione. Esatto, lasciate un bel mi piace, un commento e attivate la campanellina. Ciao, ciao. Alla prossima.